1, 2, 3, via. Questo è l'impianto che adesso è dotato di strutture sportive, ma anche per tutte quelle attività ricreative e socializzanti che servono a questo qui bellissimo eroino nel pavimento. Il baseball a Rimini fa quasi 600 praticanti, quindi un numero straordinario, e anche il rugby sta crescendo, fa quasi 200 praticanti. Quindi diciamo sono due bellissime realtà riminesi, una bellissima area, tra l'altro baricentrica della città. Stefano Bonaccini, Rimini hanno creduto nello sport come valore sociale fondante anche di relazioni comunitarie. Un polo come questo, il rugby, il baseball, che qui comunque hanno radici, passione, il fatto di avere situazioni intercambiabili vuol dire andare nello spogliatoio, costruire relazioni, comunità. Chi fa sport ha una relazione diversa con gli altri. L'Emilia Romagna sta lavorando su l'Emilia Romagna Sport Valley. L'Emilia Romagna che non è che è qua col suo presidente per fare un'inaugurazione, ma perché crede in una traiettoria di investimento sullo sport, in tante infrastrutture. Quando si inaugura un impianto sportivo è davvero un valore, come diceva il sindaco, per tutta la comunità. Una comunità che offre questi impianti inseriti tra l'altro non solo nei luoghi classici ma anche nelle periferie, aiuta anche a recuperi, sono interventi di rigenerazione urbana, c'è poco da fare, come diceva Andrea, cioè qui viene offerto qualcosa che ricuce la città. Siamo arrivati a circa 100 milioni di euro di investimenti, che si pensate anche economia, perché aprono cantieri, lavorano imprese, maestranze, progettisti.